Amici del Fai da Te, oggi andremo a vedere come risolvere un problema che tanti oggi hanno, ovvero quello di poter avere libero accesso a una smart TV oppure comunque collegare il nostro PC, il nostro smartphone a una rete wireless senza andare a pagare un abbonamento. Perché comunque mi sono accorto guardando in rete e cercando una soluzione per questo piccolo bed and breakfast, è una camera, come vedete c'è bisogno della linea internet. Ho visto che l'abbonamento comunque minimo si parlava circa almeno dei 20 euro, 20 22 24 29. Allora, la soluzione che vi presento oggi è questa qua: l'acquisto di un TP-Link router, ma comunque ce ne sono tanti sul mercato. Questo è quello che aveva le recensioni migliori, il rapporto migliore qualità-prezzo, stiamo parlando di 69 euro su Amazon, comunque vi lascio anche il link nella descrizione, e con questo ho risolto i miei problemi. Perché? Ve lo faccio vedere, al di là di essere un normale router, eccolo lì, come vedete c'è l'alloggio per la SIM card. Allora, è una normalissima SIM che possiamo acquistare, inseriamo la nostra SIM ed ecco che con le offerte che ci sono oggi, io oggi per dire ho utilizzato una scheda come questa, una scheda di Kena. Questa è un'offerta che reputo veramente interessante per tutti coloro che hanno un problema come il mio, ovvero ho un ospite che guarda un film in 4K, quanto mi consuma? Ecco, calcolate che più o meno si consumano circa 4 giga per un film in 4K, quindi ho fatto un conto, insomma ho bisogno almeno di 100 giga. Eccola qui l'offerta, 130 giga con, stiamo parlando di 7 euro, 6,90 euro per la precisione. Questa è un'offerta, quindi con 7 euro e il router ho risolto il problema. Si può ricaricare come qualsiasi tesserina normalmente, e ci sono, vabbè, se si vuole sfruttare anche il discorso telefonato e tutto, ma io lo utilizzerò solo esclusivamente per internet. Andiamo a controllare adesso, appena collegato il televisore, andiamo a vedere se c'è una buona linea, tra l'altro se è abbastanza veloce, soprattutto su 4K. Scegliamo magari, c'è già questo che mi sembra interessante, è un 4K, vediamo un po' com'è. Siamo su YouTube, eh? Eccolo qua. Come vedete, guardate la definizione. Non c'è nessun tentennamento nella linea, quindi siamo in un paese, non siamo in città, quindi stiamo parlando comunque di un piccolo paese e la linea veramente si prende bene. Un consiglio che vi do: fate delle prove prima, magari con un telefonino, posizionatevi nella stanza. Io ho individuato in quell'angolo là il punto dove c'era il segnale maggiore, potevo metterlo lì o qui vicino alla televisione. Siccome là era bello nascosto il router, l'ho messo in quella posizione. Io come sempre spero di esservi stato d'aiuto e fatemi sapere se anche voi avete risolto questo problema in questo modo. Un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima. Grazie.